Oggi variante casalinga, perdonatemi ma non ci ho voluto truccarmi, a parte quello stasera devo fare un'altra live, quindi mi truccherò stasera di nuovo, quindi non ci avevo voglia. Allora, mese d'agosto finita l'estate, cioè diamo start a autunno. Ok, non è ancora autunno, è primo di settembre, però diciamo che ci siamo, ok? Quindi cosa vi faccio vedere? I finiti del mese d'agosto e ce ne sono. Ce ne sono perché c'è anche qualcosa che butto via per inutilizzo. Ho fatto un mini decluttering, ma non ve l'ho più fatto vedere, cioè non ho fatto, l'ho registrato, ho buttato un paio di palette che erano vecchie e un paio di cose che erano quasi finite, un sacco di mascara di Faberlic che si erano seccati, tutto quanto. Bando alle ciance, vi faccio vedere perché ce n'è un po' di roba. E vi chiedo di nuovo scusa per la mia faccia, però voi chi mi conosce ed è da tanto tempo con me nel canale lo sa che io ho anche momenti di questi. Bagno schiuma. Allora, siccome a volte mi piace provare anche altri brand, voi sapete, mentre si fa la spesa da Lidl, cosa fai? Cerchi a guardare anche altre cose. Ho preso questo bagno schiuma con doccia crema con olio di avocado. Vi devo dire che mi è piaciuto tantissimo, a parte il profumo, ma anche la consistenza del prodotto. 300 ml, nemmeno un euro. Idem la stessa cosa anche con questo al miele, buonissimo, mi è piaciuto molto anche questo. Poi ho finito questo, anzi l'abbiamo finito perché lo usa anche mio marito, il detergente intimo, questo della linea Venus, lo vedete spesso. Questo è con antibatterico, con l'estratto di eucalipto. L'abbiamo usato per le cose un po' più fresh. Poi l'amata acqua micellare in formato spara doppia XL, cioè 400 ml, ma vi giuro che un mese e passa mi è bastato perché l'ho usato parecchio. Questa è quella purificante per peli miste o grasse della Venus. Queste le avevo trovate da Lidl, non so se avete visto il mio haul, in un haul ve le avevo messe, che da Lidl le avevo trovate intorno ai 2 euro qualcosa. Poi salviette struccante, siccome mi trucco ultimamente spesso per delle live, ho finito questi di Balea, non li trovo per niente male, sono per pelle normale mista, se non nero. Una volta le trovavo sì, per pelli normale miste, le trovavo a 99 centesimi dalla DM, adesso sono 1,29 euro, ma comunque
Baleia, ok? Ci sono varie tipologie. Poi, pacchetto di assorbenti. Adesso ve le metto queste perché, siccome ho ripreso di nuovo, le ho trovate di nuovo disponibili. Queste sono le assorbenti di Faberlic. Qui ci sono 7 pezzi, sono quelli notturni, assorbenti notturni. Date uno sguardo al catalogo, troverete nell'info box link del catalogo attuale e avete, se volete fare shopping e volete iscrivervi, il link scusate, da iscrizione per fare l'iscrizione in Faberlic sotto mio nome scusate, così vi beccate 20% di sconto e su tutto il shop che farete. Poi dischetti maxi Conad, questi dischetti stanno scarseggiando, cioè li vedrete meno da me perché non le sto comprando quasi più. Perché sto utilizzando i dischetti lavabili, quindi cerco di abolire un po' anche questo perché non fa tanto bene all'ambiente. Un balsamo per i capelli sempre della Lidl, della Sian Professional, con olio di macadamia. Vi devo dire che mi è piaciuto tanto e non è il primo che lo uso. È un balsamo diciamo per dare elasticità e morbidezza al capello. Poi deodorante a celare, questo è nuovo. Vi devo dire una cosa su questo: voi sapete che a me piacciono i deodoranti della Nivea, l'ho ripreso perché avevo trovato sempre al Lidl in offerta e questo non l'avevo mai usato, ma non ci avevo letto bene, mi sono prese 3 confezioni che sì, è bio green tea, cioè col tè bio green tutto quanto, e non ha l'alluminio però ha l'alcol, cioè vi devo dire che se beccate e sapete che vi epilate sotto le ascelle, alt che brucia. Non sapevo, dico, ma non è possibile, pensavo che mi era uscito qualcosa perché quando me lo sono dato dopo l'epilazione mi ha bruciato da morire, e quindi o lo prendete e lo usate dopo 2 giorni che avete fatto la razzatura e lo mettete dopo, o sopportate il bruciore perché brucia, ha parecchio alcol, tra l'altro c'è l'alcol denaturato e quindi c'ha pure il profumo e quindi brucia di brutto. Invece questo qui di Faberlic, perché io mi faccio il stock di Faberlic ma a volte le finisco e sono costretta a prendermi di fuori, quello invece l'avevo comprato perché quel tipo là, perché era nuovo e non l'avevo mai provato. Questo è quello con fior di cotone, mi piace tantissimo, questo non brucia anche se mi epilo, ottimo. Poi Baleia, bagnoschiuma cocco e vaniglia, questo se volete sentire ancora l'estate andate a DM e se lo prendete vi dico che non vi pentirete, un profumo ragazze è una delicatezza, una morbidezza sulla pelle che non vi dico a fare, cioè, e costano anche questi pochissimo. Poi dentifricio sbiancante di Faberlic, profumo per gli ambienti, questo lo uso per il bagno in genere, a base d'acqua, sempre di Faberlic, buonissimo anche questo. Poi, sempre per il bagno, visto che siamo in tema detersivi e profumazione, il nostro detersivo per il water, ve la raccomando, questo è il mio preferito, ha 7 funzioni in uno. Se avete
i water con le incrostazioni, con il calcare, lasciatelo tutta la notte che agisca. La mattina non ce l'avrete più nulla, è ottimo, un ottimo prodotto. Poi questo l'avevo finito all'inizio di mezzo d'agosto, mi è durato parecchio, e anche lui l'avevo trovato da Lidl, bagno doccia delicato senza sapone della Liccia con acqua micellare e fiori di loto. Sì, mi è piaciuto, però non è che lo trovo spesso, cioè devo andare in negozio poi cercarmelo in saponeria. Un prodotto grande, cioè formato famiglia, 700 ml di prodotto, 750 ml di prodotto. Non credo di averlo pagato neanche tanto, perché a volte a Lidl, quando si trovano questi brand così sparpagliati, non ho ancora capito come mai. Vengono sui 2 euro, è buono per questa quantità. Acetone della Ebelin, sempre di DM. Poi questo, ragazze, dovete prenderlo, se no cercate tutti i scrub di Faberlic, sono buoni. Questo è con frutti di lamponi, mamma mia, pure la scatola l'ho lavata e profuma ancora, pensate un po'. Scrub per il corpo della linea Beauty Caffè, buonissimo. Poi gel antibatterico, non le tengo tutte, vi faccio vedere, ma ne finisco almeno al mese 5-6 di questi. Ho ancora quelli di Faberlic, quando li finirò, sul catalogo non si trovano più, non lo so come mai, però io le sto usando. Un altro intimo delicato, stavolta della Venus. Un altro che l'ho preso, sempre doccia crema, questo è il profumo di fiori di loto, sempre di Sien. Provate questa linea, è molto buona, e se non volete spendere tanto, vi dico che fa per voi. Poi io e mio marito, perché lo usiamo insieme, 2 confezioni di calorie block, questa è di Faberlic. Cosa sono le calorie block? È un integratore che vi aiuta a mantenere il peso corporeo e a calare del peso. Per noi funziona, anzi per me ha funzionato e sta funzionando, non so fin quando, però funziona. Struccante bifasico, voi l'avete già visto spesso, di Sien, sempre che lo compro dalla da Lidl, ottimo prodotto. Sì, è piccolo, però funziona bene. Un altro deodorante per sotto le ascelle, questo non dura tanto perché finisce in fretta, è piccolino, è 50, però sai, d'estate ti fai più dolce, te lo metti più spesso e quindi finisce in fretta. Poi siero per allora, siero per il viso alla vitamina C della linea Bio Glow, e questo fatto con pipetta, ottimo, ottimo, ottimo. Tra l'altro tutta la linea Bio Glow ve la consiglio, la vitamina C. Vedete che le mie macchie si stanno schiarendo, tra l'altro ho usato pure lui. Il dentifricio che ci fa rilassare e dormire, questo è sempre di Faberlic, è un dentifricio da lavarsi i denti solo alla sera prima di andare a letto, linea Dream Therapy, ed è un dentifricio con ingrediente melatonina, ed è buono. Poi sempre di Balea, una ricarica di sapone per le mani a frutti rossi, buonissima. E poi ecco, vi ho detto un altro di questo per il, diciamo, per le mani. Poi ho avuto in ferie con me della Biotherms dei campioni, ma ero basta bene per testarli, perché ad esempio l'Elisir della linea Like Plankton, sempre di Biotherm,
sono 5 millilitri, eccolo qui. Sono andata io a vedere, è buono, ma ha un prezzo un po' altino, vabbè. E poi ho provato anche il contorno occhi, sempre della Life Plankton, questo famoso, ottimo. Infatti chi l'ha recensito bene no, non ha detto parole che non è buono, buono. Mi è durato 5 millilitri due settimane, vi dico la verità. Se mi capita qualche offerta mi potrei prendere questa, almeno per l'estate, questa formula di questo, di questa linea Life Plankton di Biotherm, perché è buonissimo. Io Biotherm l'avevo già provato altre volte. Ora vi faccio vedere cosa, ecco, ho finito pure questo e poi vi faccio vedere cosa ho declutterato. Questo qua ne ha ancora un po', ma è sempre di Faberly. Si è rotto qui, mi esce il prodotto e prende aria, ma ne ha pochissimo. È un contorno occhi che lo uso da due mesi, se non di più. È a base di mucina di lumaca, bava mucina di lumaca, e della linea coreana Iseul. Ottimo prodotto. Mi liscia bene il contorno occhi, vi dico la verità, provatelo. E per ultimo il mio amatissimo Top Coat Gel della Essence. Questo, ragazze, è immancabile in casa. Tra l'altro devo andare a prendermelo, ma ho detto mi ordino quelli di Faberly perché li ho trovati disponibili, così lo accantono un po'. Declutterò perché c'è da tanto tempo e non uso più questa palette di Faberly. Sono quasi tutti i prodotti di Faberly, se non nero. Ho finito la terra, mi è rimasto il blush ma è bucato, e l'illuminante, però le butto perché questa ha più di due anni. Ah, ecco, ho trovato anche una parte, perché questo lo comprate con due. Lo scrub allo zucchero e vitamina C di balea, provatelo, buonissimo, mi piace tanto anche questo. Poi questa linea di rossetti che non mi piace, non mi piace, perché non che non sono belli, non sono buoni, ma con l'uso di mascherina, ragazze, i colori sono questi. Peccato che sono quasi integri. Non è la formula che mi piace a me, io li avevo presi per testare, ma non mi piacciono. Anche questo, ve le faccio vedere, vedete, i colori sono bellissimi e ce l'ho da un po', sono tra i primi rossetti di Faberly. Ecco, anche questo mi piaceva il colore, però ormai sono guasti, cioè nel senso che hanno superato il pau. Eccolo anche questo, chiaro. Poi questo è finito, francamente, cioè questo proprio l'ho finito io, sia l'anno scorso che questo anno ne faccio fuori uno di questi. Sono i metallici, le tinte metalliche. Queste due le butto perché le ho usate, strausate. Sono il prodotto in stick, guance, labbra e occhi, però odorano, quindi hanno un bel po', e basta. Anche questo, comunque, sono usati, non è che non sono tanto un amante di questo genere di prodotti, però col lavoro in Faberly li ho dovuti provare. Anche questi non mi piacciono, non mi piacciono per niente, anche se sono belli. Non mi piacciono come rossetti, li trovo un po' scarsi. Sono rossetti per chi vuole colorarsi proprio le labbra. Chi mi conosce sa che io uso dei brand un po' più, oppure per chi non vuole spendere tanto ma vuole avere un rossetto in tasca. Burro cacao di Beauty Cafe, 1000 foglie, guardate, questo è proprio finito fino in fondo. Fondotinta di Faberly, questo non lo trovate più, era bellissimo questo fondotinta linea Berry Blossom.
fattore di protezione 15 ed era un fondotinta illuminante full coverage, questo copriva bene. Poi Cipria Sport and Pleasure l'ha avuto perché ne ha 2 anni, quest'anno ha fatto il secondo anno, ne ha ancora però non mi piace più, non performa più ed è saltato il pau. Questo è un prodotto per le sopracciglia, è vecchissimo, è da quando ero entrata, 2 anni pure lui, quindi ha fatto il suo. E questo lo butto perché è finito, cioè è la palette di Glam Team e sì, ora mi cascano pure pezzi, la butto in questo stato perché è finita quasi, cioè non posso più usare. Ne ho preso un'altra nuova, tra l'altro ha finito anche del salpao, perciò arrivederci, ciao pure lei. E niente, questo è tutto mio, tutto il mio bottino tra virgolette finito nel mese di agosto. Ora vedremo cosa metteremo in questa bella scatola nel mese di settembre. Fate l'iscrizione al canale se siete di passaggio e non l'avete fatta, un like se vi piace quello che vi presento qui sul canale. Se avete idee potete lasciarmi nei commenti, se volete vedere altre cose o vi interessa qualche argomento, io vi accontento se riesco. Che vi devo dire? Grazie per la compagnia, grazie per la visione, vi mando un bacio grosso, ci vediamo alla prossima, sempre qui su questo canale.